Pum 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 pum. Mia madre sta su Facebook e mi commenta i post. Io mi sento un poco perso, tipo i naufraghi di Lost. Commenta quel che scrivo con caustica ironia. Pensavo di bannarla, ma è pur sempre mamma mia. Continuano gli appuntamenti della 50esima edizione della Coppa Interamia. Il secondo ospite di punta è stato Arturo Brachetti. L'attore, regista, trasformista, illusionista torinese di fama internazionale si è esibito con il talk Arturo racconta Brachetti, intervista frizzante tra vita e palcoscenico. Uno spettacolo strutturato come un'intervista e raccontato dall'artista che ha offerto la possibilità, mediante le domande del pubblico, di entrare dietro le quinte della vita di Brachetti e di parlare dei suoi debutti, dei viaggi intorno al mondo, della sua quotidianità e delle mille arti in cui eccelle. Diciamo che questo non è uno spettacolo vero e proprio, è un talk, no? Una chiacchierata con il pubblico, però alla fine mi porto da casa un poco di sorprese, quindi faccio le ombre cinesi, la sabbia, altri diciamo routine che sono un po' dei cavalli di battaglia, ma soprattutto la gente può farmi delle domande e, come vedi, rispondendo alle domande viene fuori tutta la mia storia, che è una storia curiosa perlomeno, non come la storia di come tanti italiani emigrati all'estero, ma finita diciamo in una maniera un po' diversa, un po' più stravagante. Uno spettacolo diverso dove al posto del trasformismo che l'ho reso celebre c'è una visione intima e personale dell'artista. La faccia che non conoscete, beh, penso che ogni persona ce l'abbia quando è da solo con se stesso, si guarda allo specchio, non c'è nessuno che guarda, dice boh, no, ci vedi che stai invecchiando, dici ma hai raggiunto i tuoi obiettivi, ma però è meglio non raggiungerli mai gli obiettivi, così è sempre qualcosa da lottare per andare oltre. Brachetti dunque ha catturato il pubblico teramano e ha annunciato di essere al lavoro per altri esilaranti progetti. A casa ho 450 costumi, quindi di donne ne ho fatte tante, bambini pure, vecchietti, albero, mi sono vestito da albero, da cactus, da valigia. Non so cosa mi resta da fare, però anche volando ho fatto l'angelo, Esther Williams nella piscina, di tutto di più. La difficoltà adesso è trovare dei personaggi che non ho ancora fatto, capisci? Per esempio quelli della letteratura, che sono belli, però non li conosce nessuno. Dici, vuoi fare Madame Bovary? E chi è? Capito? Magari, capito, non lo so, perché quelli della televisione e del cinema si conoscono, però ci sarà ancora qualcosa sicuramente da fare. Sì, nella umanità è molto vasta. L'ampia intervista di Brachetti realizzata da Valentina Sacco sarà trasmessa domani 13 luglio ore 17:30 sulla nostra rete.